Buongiorno ragazzi e bentornati di nuovo sul canale del coach. Sì, ancora una volta programmazione. Mi direi Mario, ma perché ce l'hai con questa programmazione? Perché ancora una volta, ti ripeto, l'ho fatto già più volte, ma sottolineo ancora una volta, allenamento casuale, i risultati sono casuali, quindi provo a spiegarmi meglio. Ebbene sì ragazzi, perché esercizi, ancora una volta ne ho parlato pure di questo, non è fare esercizi non vuol dire allenarsi, fare esercizi non vuol dire arrivare al risultato, fare esercizi non vuol dire arrivare all'obiettivo, anzi forse più delle volte è il contrario, perché si va un po' a rango appunto. Facciamo un esempio. Questo workout tipo, perché devi sapere che il workout così come viene distribuito dal sottoscritto è un warm up, la forza e poi il workout finale. Perché è divisa in questo modo? E facciamo qui l'esempio, perché se io oggi voglio farti allenare bene le gambe e i glutei, quindi andare a stimolare, non solo ovviamente vado a prevedere tutta la qualità degli esercizi e comunque la possibilità e le eventuali transizioni o eventuali propedeutiche, come direbbero quelli bravi, per andare a svolgere questi esercizi, ma sono in grado anche di andare a programmarli con una struttura ben precisa, quindi quale fascia andare a colpire del gluteo, perché ce ne sono tanti, così per le gambe e per il resto. Per esempio questo workout, che faccio una piccola parentesi, magari te lo lascio qua nel link in descrizione, perché è un workout che ho già caricato, specialmente la parte della forza, non so se l'ho caricato intero, ma la forza sicuramente, vai nella sezione il coach si allena, non perdiamoci. Allora, perché perché la programmazione aiuta ad ottenere un risultato quasi certo e sicuramente privo di infortuni? Perché tutto viene previsto, ovviamente poi soggettivo l'adattamento agli allievi. Quindi ragazzi, un warm up dove io vado, in questo caso ho scelto di consumare un po' di calorie, quindi qui vado a scegliere se la corda, la corsa, dei movimenti a corpo libero, high knees, jumping jack e quant'altro. Poi ho inserito degli squat per andare a cominciare a stimolare le gambe, dumbbell snatch che è un altro esercizio per questo, wall ball ancora un altro esercizio per la gamba e comunque stimolare e adattare la spalla, leg row è la stessa cosa per andare a sempre a mantenere quell'allenamento, sempre questo in programmazione, non di lungo. Dopodiché arriva la parte della forza, ma la forza intesa come fascia muscolare, fasce muscolari calcolate ben precise, programmate appunto ben precise, e qui ancora una volta, quindi sono andato a inserire tre giri focalizzati, ho messo il sumo squat su 10 secondi di hold che sarebbe l'isometria, ho messo il jumping in e out, comunque vi scorreranno sicuramente qui le immagini, i video in questo caso che sono andato già a fare, narrow squat più altri 10 secondi di hold, il pulse squat, il recupero qui poi va in base alle esigenze, in base comunque al soggetto, e si ripete per tre giri, quindi metto a fuoco precisamente e qui mi sono preparato, qui l'ho messo a fuoco e poi per quelli bravissimi inserisco sempre il workout finale dove ancora sono andato a inserire gambe, quindi questo veramente per chi ha già un bel volume e un bel bagaglio di allenamento, una buona preparazione, 20 o 30 jumping lunge, 12-15 thruster, ok, 40 secondi di plank, squat hold. Il metodo che ho usato in questo caso è un EMOM di 12 round, l'EMOM è un protocollo veloce, magari un giorno ve ne parlerò se vi va, me lo scrivete sotto, vi parlerò di questo protocollo stupendo, ne ho caricato un video se non vado errato, magari ve lo lascio giù. Every minute on the minute, cioè si lavora sul minuto praticamente, metti un cronometro di un minuto per 4 giri, 20 o 30 jumping lunge, quello che rimane di questo minuto diventa il tuo recupero, quindi in questo metodo tu, questo protocollo, vai a guadagnartelo tu il recupero e quindi poi da lì dovessi andare continuamente fino a completare 12 round, in questo caso un minuto, cioè 4 minuti fanno 4 round, quindi sono poi 3 giri totali. Ragazzi, ecco, spero di essermi spiegato bene su cosa vuol dire andare a preparare una programmazione e non fare esercizi così
come ti capita, io ti ringrazio di essere passato qui a guardare il canale del coach e questo video. Noi ci vediamo alla prossima e tu allenati bene, ciao!